Esposito, allora, da presidente del Pula una stagione indimenticabile, 3 successi su 3. Ma penso che meglio di così non posso chiedere e non potevo pretendere neanche dai ragazzi. È stata una stagione a dir poco entusiasmante, ricca di emozioni, un'esperienza che neanche... I ragazzi sicuramente in campo hanno avuto delle emozioni impressionanti, però io da fuori ho... Veramente mi hanno fatto vivere delle belle storie. Sembrava una partita con poco agonismo, invece nei tempi supplementari si è incendiata. Ma si è incendiata un po' per una situazione che non voglio neanche accusare i giocatori del Talolo, perché è stata una frazione di secondo. È stato brutto un po' questo atteggiamento, un po' di litigio, però alla fine è stato anche più bello vincere così, perché magari una partita che sembrava per le due squadre giocata sempre a viso aperto, quindi una bella partita poco importante, si è rivelata poi alla fine una partita che si è decisa all'ultimo con un gran gol di Claudio, autogol, non l'ho visto bene, però è una bella soddisfazione aver chiuso il campionato con 3 successi. Tra l'altro sia in campionato che Coppa Italia e Supercoppa sempre in sofferenza, quindi è ancora più bello. Sì, infatti in campionato abbiamo dovuto aspettare l'ultima giornata in trasferta, la partita di Coppa, la prima finale l'abbiamo vinta di misura con un'ottima squadra, oggi con una squadra di categoria superiore che milita in un campionato di eccellenza da tanti anni, quindi anche con un certo blasone, ormai bisogna riconoscerlo, è stata una partita che dà merito ai ragazzi, al mister e a tutto il gruppo e ai dirigenti che hanno lavorato con me quest'anno. Quindi oggi un assaggio di eccellenza, quando è che si programma l'eccellenza a Pula? Ma adesso possiamo dire veramente che chiudiamo la stagione, adesso ci impegniamo giustamente con i ragazzi del settore giovanile per chiudere le finali, poi ci diamo, come ho già detto, una settimana massimo di tempo e cominciamo a programmare. Comunque siamo già abbastanza attivi. Non possiamo fare nomi, Zacchedu rimarrà, Falco smette e non smette, ma, Pilo, Antinori. Il mister non c'è bisogno neanche di chiederlo, sono i numeri che parlano dalla loro parte. Poi naturalmente programmi, ambizioni, motivazioni faranno la differenza. E in una giornata come quella di oggi vedere far gol Piroddi, un prodotto del vivaio, fa ancora più piacere. Ma infatti, quello è stato entrato in partita come un veterano, ha interpretato una partita non semplice, soprattutto dal punto di vista agonistico, per la sua giovane età. È entrato bene, ci ha fatto il gol del pareggio e fa ben sperare per l'anno successivo. Con i premi come siamo? Abbiamo finito i soldi o era un premio unico? Adesso vediamo se riusciamo a organizzare un bel viaggetto alla squadra, come ho già detto. Adesso onoriamo tutti gli impegni che la squadra si è meritata ampiamente. Poi alla fine il premio più grande penso per loro sia anche l'attaccamento che hanno i tifosi verso di loro. Va bene, Presidente, tanti auguri per la prossima stagione e complimenti per tutti i successi di quest'anno. Grazie, alla prossima stagione.